Queste dunque le parole del Premier Letta sull'IMU. La questione intanto continua a creare tensioni nella maggioranza, come ci racconta Cecilia Primerano. Aumenta il pressing del PDL dopo le parole del Premier Letta. Per Brunetta, che rilancia la cabina di regia, sono la prova che l'IMU non si pagherà più e che ci sarà la riforma complessiva della casa. E Capezzone incalza. Le entrate tributarie confermano il probabile extragettito. Il governo non ha alibi per non abolire l'IMU e scongiurare l'aumento dell'IVA. Dunque basta chi gioca allo sfascio, dice Gasparri, invitando Letta a far tacere quelli che chiama i professionisti delle tasse. Eliminare l'IMU e dunque lasciare 4 miliardi di euro nelle tasche degli italiani credo che sia una battaglia che dovrebbero condurre tutti. Noi del Popolo della Libertà abbiamo assunto un impegno in campagna elettorale e intendiamo mantenerlo. Ci aspettiamo dai nostri avversari, oggi alleati, lo stesso atteggiamento negli interessi degli italiani. A sollecitare la cabina di regia è anche il PD, ma per tutte le riforme che il governo intende fare, precisa Damiano, dal rifinanziamento della cassa integrazione in deroga alla riforma delle pensioni. Niente ricatti e basta polemiche strumentali sull'IMU, ammonisce Colaninno, convinto che sia necessario trovare un punto di mediazione equilibrato ed equo. L'IMU non deve diventare la scusa per scaricare sul governo le tensioni interne del PDL. Il presidente Letta è stato chiaro, bisogna superare l'IMU sulla prima casa nell'ambito di una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare. Noi riteniamo che questo vada fatto a partire dal ceto medio e dai redditi bassi. Una mozione per impegnare il governo ad abolire l'IMU sulla prima e unica casa sarà presentata a fine mese dai socialisti di Nencini. Un accordo va necessariamente trovato, afferma Casini, che sul fronte politico parla della necessità di un nuovo bipolarismo e invita il PDL a non sprecare l'occasione. Replica Romano, Scelta Civica, urge separare i nostri destini da quelli dell'UDC. Matteoli, PDL si augura che Casini torni in un nuovo centrodestra con Berlusconi leader. E sull'IMU si fa sentire anche Grillo, che dal suo blog attacca: è una farsa stucchevole e offensiva, non va pagata.